The Legend of Zelda Twilight Princess. Ok, abbiamo perso troppo tempo, iniziamo nella prossima parte di The Legend of Zelda Twilight Princess. Nella parte scorsa dovevamo risvegliare 6 statue, ne avevamo risvegliate 4 e le ultime 2 si trovano qua. Quindi per arrivarci di fretta possiamo passare di qui, no? Anche perché sembrano vicine, ma non lo sono per niente. Una si trova qua vicino. Ok, grazie, penso per avermi spaccato la schiena per l'ennesima volta. Ormai Link Loop avrà una scoliosi a furia di avere Midna che ricade sulla testa ogni volta che... Ok, prendiamo il fischietto d'argilla. Ok. Cazzo togli la spada. Ok. Wow, 10 metri abbiamo fatto con il... Wow. Allora, lì si trova lo scrigno, la statua si trova là. Ah, c'è un nemico. Mamma mia. Questo qui è... Oddio! Cioè, quello era il gran tornato che abbiamo imparato proprio alla fine della parte precedente. Dove sei? Dove sei? Non tu. Vabbè, anche te. Ventiduesima anima di spettro. Sì. No. Buttiamo giù la statua e per arrivarci penso ok, non parlo più, cioè le prossime parti mi seguono nei commenti perché tanto facciamo più o meno qua dovrebbe bastare. Ma che troppo vicino forse. Perfetto. Quindi ci manca solo una statua. Ecco le lettere degli Eteri, una parte delle lettere mancanti della forma contenuta nell'antico libro, ma ci sono altre da cercare. Hai sbagliato, ce n'è un'altra da cercare. Allora, lo scrigno. Qua dovrebbe andare. Ottimo lavoro. Rupi arancione. Ora saliamo. Wow. Secondo la mappa si dovrebbe trovare qua vicino. E fatti qua. Allora, prima... Wow, che sceso in modo figoso. Lanciamo la bomba vicino alla... cosa? Alla roccia, alla pietra. Meh. Grazie. Spammelo un po'. Volevo vedere se c'è qualcosa di sepolto, ma non c'è. Ora, statua. Prendiamo lo scettro.
Qui prendiamo l'artiglio X3. Sì. Wow, che cazzo ho fatto? Allora, bisognerebbe mettersi in modo da atterrare con... capito? Cioè in modo che... con... Se mi lascio atterro la statua. Come avete visto l'ho messa un po' troppo lontana. Ma l'avevo fatta apposta, l'ho soltanto fatto per farvi vedere cosa succedeva se la mettevate troppo lontana. Wow. Hai completato l'antico libro in codice e contiene tutte le lettere che mancavano nell'antico libro. Ora, quella statua andrebbe messa più o meno qua magari. Perché? Salve, ecco. In teoria io dovrei saltare sulla statua, ma se non la vedo è un po' difficile. Eccola là. Caspita, se avessi messo un 2 cm un po' più in qua. Vediamo se adesso ci riesco. Cazzo fai? Oh. Eccolo, sì. Ho paura. Wow. E anche qui c'è entropia. Ora possiamo tornare al villaggio calvarico. Ok, tempio del villaggio calvarico. Ciao Iria. Ah. Ciao Charlie. Cos'è l'antico libro dell'altra volta? Ma, eh? Rispetto all'ultima volta le lettere non sono aumentate. Come le trovate? Link, sei eccezionale. Non c'è dubbio, questa è la versione decodificata. Proviamoci subito. Oh, guarda, questa statua ha preso le stesse sembianze delle altre. Ma cosa vuol dire? Io che credevo di aver svelato ogni mistero. Maledizione, che confusione. Lig, scusami, ma ho bisogno di rinfrescarmi le idee. Bravo, bravo, rinfrescati le idee, che tanto te lo risolvo io il mistero, no? E mi prenderò tutto il merito, boh, oh, 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 oh. Vediamo cosa c'era al di là della statua. È un cannone. Link? Come mi hai fatto a spostare quella statua? E qui per giunta. Meraviglioso. Fantastico. Non è forse questo il cannone del firmamento di cui parlava mio padre nei suoi documenti? Avevo intuito che c'era qualcosa di strano qui. Il mio sesto senso ha colpito ancora. Però come si fa a raggiungere la città eterea con questo affare? Che meraviglia, sono emozionato. Se riuscissi a farlo funzionare ti potrebbe spedire fino in cielo. Un cannone? Cosa vuoi fare, Link? Teletrasporto?
quel tipo continua a guardarci. Ah, ci penso io. Ops. Ti do fastidio? Sì. Scusami davvero, ero distratto. Ora sparisco. Allora, Link, fammi sapere presto come vanno le cose. Ah, certo. Ho un ultimo consiglio. Siccome quell'affare è fuori uso, sarebbe meglio farlo vedere a un esperto di cannoni. Ciao. Pensi che lo abbia allontanato? Ok, ora lo puoi trasportare, giusto? Lo portiamo a un esperto di cannoni? No. Ecco. Qua, al lago Hylia. Wow, Midna si incazza. Ok. Di qua. Ehi, tizio. Ciao, giovanotto. Ehi, quello è tuo? Devi andare davvero fiero per mettermelo proprio sotto gli occhi. Fammi avvicinare un pochino. Sembra un po' vecchiotto. E senza un motivo di avviamento non puoi mica usarlo. Comunque, a seconda delle condizioni, potrei riuscire a farlo funzionare. Eh sì. Per 300 rupie anticipate, che te ne pare? 300 rupie. Ehi, forse non hai capito, ma qua c'è del bel lavoro da fare. Non muovere un dito se prima non mi paghi. Torno al lavoro, giovanotto. Ok, abbiamo 234 rupie. Ci vogliono 66 rupie, quindi so forse dove andarla a prendere. Torno subito, ragazzi. Ok, sono al Monte Morte e sono su una passerella, che non è neanche una passerella. Sono su un posto molto pericoloso. Ho preso qui un pochino di rupie gialle, ma ce ne sono altre nel secondo dungeon. Sì, ve lo ricordate? Il secondo dungeon, quello con tutto il fuoco, le miniere di Goron. Perché praticamente c'era uno scrigno che per prenderlo ci voleva l'artiglio X3, che ai tempi ancora non avevamo. E quindi lo vado a prendere adesso. Quindi ci manca uno scrigno. Wow, ma che cosa sono questi? Perché così tanti scrigni? Io li avevo presi quelli, eh. Ah, ho capito, questi sono tutti gli scrigni che non ho potuto prendere perché avevo il portarupie troppo pieno. Quindi li prendo adesso, naturalmente tagliando. Ecco l'oggetto che non potevamo ancora prendere quando avevamo fatto questo dungeon. Perché ci voleva l'artiglio X3 che ancora non avevamo. Ma adesso ce l'abbiamo e possiamo aprire quello scrigno che contiene 50 rupie. Ora ne ho addirittura 400, perché ho aperto anche gli altri scrigni. Quindi non tutti, alcuni me li tengo. Ci sono ancora due che me li tengo per quando avrò ancora bisogno di rupie e non ne avrò. Cosa stai guardando, Link? Vabbè, comunque, ora ritorno al cannone. Siamo tornati dal signore con 408 rupie. Riparazione. Ah, quello là? Per quello 300 rupie alla mano, che dici? Sì. A buon intendito, poche parole. Aspetta. Giovanotto è pronto. L'ho aggiustato perfettamente, almeno credo.
Avrà 1000 anni, ma dentro è ancora ben messo. Credo che ti potrebbe spedire davvero fino in cielo. Però sta attento, mi raccomando. Beh, non voglio disturbarti più di così. Io taglio la corda, giovanotto. Allora, buon divertimento. Ok, allora, state pensando anche voi quello che penso io? Li hanno fatto pure l'entrata apposta per noi. Ehi, polli molli. Ehi, da quando i cannoni si animano? Wow. Benvenuti in cielo, ragazzi. Polli molli. Oh, sei qui finalmente. Benvenuto tesoro, questa è la città di noi eterei. Visto che ci sei venuto a trovare, vorrei cogliere l'occasione per portarti un po' in giro. Wow! Va bene. Oh, una tragedia, stelline, terribile. C'è un drago che sta seminando il panico in città. Siamo tutti preoccupatissimi. Potresti andare a dare un'occhiata in quella bottega? Bottega. Va bene. Wow, aia. Questo è il dungeon numero 7, credo. Sì, 7. Cosa vende? Ah, sei un'idia? No? Riesci a capire ciò che dico? Capisci la mia lingua? Desideri qualcosa? Va bene. Vende bombe, pozioni di vita, pozioni di curatura, tutto olio da lanterna e frecce. A me non serve niente, quindi ciao polli molli. Oh, tesoro, visto che sei venuto fin qua, forse hai voglia di fare un giro in città. Sai, sono preoccupata per gli altri, con questa situazione non riesco a stare ferma. Perciò se vuoi ti accompagno con piacere. Non posso teletrasportarti in superficie, ma posso riportare qui. Ti posso riportare qui quando vuoi. Hai incontrato il figlio di Polly? Wow, un compagno fidato proveniente da città eterea che ti riporterà da Polly Molly. Ok. Oh, sto dungeon. No. A volte tira un vento di quelli. Allora, qui ci sono un paio di scrigni. Uno è qua. Ventiropia. Che sto facendo? Ah, comunque se si finisce l'ossigeno e si annega non è come in Wind Waker che si comincia con un po' di... con un quarto di cuore in meno, ma si muore all'istante. Wow, bombe marine. Lì c'è... oddio! Il cannone per ritornare sulla terra. Qui è strapieno di piante. Madonna, che vento. Lo detesto. Ma comunque per non essere spinti al vento potete usare gli stivali di ferro. Vabbè, qui non c'è niente. Quindi iniziamo a entrare nel vero e proprio dungeon. Piantala! Lasciami! Oh. Che due coglioni!
Ora, per aprire la porta bisogna centrare quel cristallo. Appena finisce il vento, magari. Ah. Ok, davanti alla porta io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di The Legend of Zelda Twilight Princess, mentre ci presenta la città eterea. Siamo già qui da un bel po', non so se te ne sei accorto. Comunque qui si prende un altro oggetto molto molto interessante, molto molto utile, molto molto divertente, molto molto. Ok, se magari... Ok, ci vediamo alla prossima parte di... L'ho già detto, ok, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!